Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Siamo tornati. Date le nuove disposizioni, non ci si può più allenare in palestra, ma questo ovviamente lo sapete già, e quindi ci si ritorna ad allenare a casa. Ammetto che io non avevo mai smesso, avevo spostato qualche mio allenamento in palestra perché la presenza di attrezzi e macchinari rende il tutto più facile, veloce, comodo, pratico, devo pensare molto di meno e quindi ho l'opportunità di staccare il cervello, che è uno dei motivi principali per cui mi alleno, molto meglio rispetto a quando mi alleno a casa in cui devo concentrarmi e pensare molto di più all'esercizio, all'allenamento, inventarmi cose nuove e inventarmi modi per allenarmi. Insomma, vabbè, di necessità virtù, quindi ho deciso che da adesso, quindi questo è il mio primo workout a casa, per le prossime settimane filmerò quando riuscirò e cercherò di farlo il più possibile perché vi giuro che avere l'intenzione di fare il video, sapere che può essere utile anche a voi, mi motiva tantissimo ad allenarmi, quindi grazie. Condividerò quindi i miei allenamenti per queste settimane. Ho fatto un piano d'azione. Allenerò due volte le braccia e vabbè, l'addome sempre coinvolto. Un allenamento specifico che sarà quello di oggi per proprio upper body e spalle. E poi il secondo allenamento sarà più incentrato sul mondo delle verticali, quindi tutti esercizi propedeutici, verticali, eccetera. Poi farò un allenamento gambe e glutei e poi farò un allenamento cardio. Quindi quattro allenamenti. Durante la giornata cercherò di essere il più active possibile, nel senso che, vabbè, io sono in smart working, quindi non tanto. Però cercherò, visto che per ora si può ancora andare in giro, di integrare a fine giornata una passeggiata e fare almeno 10.000 passi. Diciamo che sono forse un po' tanti, un obiettivo bello alto per i miei standard, considerando che se non mi impongo questa cosa potrei anche non uscire di casa. E quindi vabbè, vedremo insomma. Scusate, breve intromissione di Silvia del futuro qui. Diciamo che questa cosa in questo primo giorno non è andata assolutamente bene perché è diluviato tutto il giorno e infatti adesso sono le 8 di sera e conto 2.500 passi, quindi cominciamo da domani che in teoria dovrebbe far bello. Breve intro ma molto importante, ci tengo a precisare che gli allenamenti che vi farò vedere sono uno, i miei allenamenti, quindi sono tarati su di me, quindi è ciò che funziona per il mio corpo. Introdurrò anche qualche sessione di stretching, magari che vi filmerò, insomma, poi vedremo, extra ai miei allenamenti. E ci tengo anche a precisare che molto probabilmente gli allenamenti, soprattutto quello delle gambe, saranno molto ripetitivi e a tratti anche a un certo punto potrete anche pensare noiosi. Solitamente se faccio degli allenamenti dedicati a voi, cerco di variare, renderli più divertenti, ma so cosa funziona sul mio corpo e siccome questi sono i miei allenamenti, devo fare ciò che funziona sul mio corpo, anche pena il fatto che possano diventare noiosi e ripetitivi. Direi che possiamo iniziare. Quindi oggi allenamento upper body e spalle. Siete pronti? Let's go! Allora, vi chiedo scusa per la luce, ma è un po' buio fuori oggi, quindi ho dovuto sparaflesciarla. Vediamo, speriamo di vederci. Allora, iniziamo questo allenamento con un 5 minuti di riscaldamento. Facciamo un riscaldamento mobilità spalle, braccia. Quindi, in questo workout servono degli elastici. Quindi inizio con questo elastichino sottile che è di MyProtein, lo trovate adesso sul sito. Inizio prendendo questo elastichino sottile, porto avanti a me e porto dietro fin dove arrivo. Ovviamente più le braccia sono larghe, più riesco ad andare indietro. Invece se stringo l'impugnatura, ho meno mobilità, dipende poi anche dalla vostra mobilità di spalle. Se non avete un elastico, potete usare benissimo un bastone, ad esempio il bastone della scopa.
Allora, abbiamo detto 5 minuti di mobilità. Questo è un allenamento che facciamo tutto insieme, quindi poi fatemi sapere se in realtà preferite magari che vi faccia soltanto vedere gli esercizi, che poi vi dico ok, fatevi altre ripetizioni, altre serie da sole, insomma. Quindi faccio 10 di questo. Da qui questo con elastico, la scopa è difficile, ma dall'impugnatura apro, chiudo. Alterno. Questi esercizi possono sembrare semplici, ma se vi concentrate veramente tanto sul movimento, sulle braccia che si muovono, li sentirete abbastanza. Tanto è solo un riscaldamento, non è che bisogna ammazzarsi. Tenete sempre tutto in contrazione, non mollate mai, vedete la differenza tra fare questo. Che non ci sto pensando, sto soltanto muovendo le labbra, ma al tenerle belle dure, bella tensione dentro le braccia e muoverle in maniera quasi robotica. Entrambe. Adesso riscaldiamo i tricipiti. Scendo così mi vedete meglio, unisco le mani sopra la testa, tengo chiuse le mani e porto indietro, tenendo i gomiti vicino alla testa, braccia dritte, non vado indietro, non porto in avanti e sento lavorare i tricipiti. Sciolgo. Circonduzione avanti, indietro. Ok. Abboniamo questi ultimi 20 secondi. Allora, iniziamo con i working set. Quindi, una prima parte dove ci concentriamo su allenare la forza bella intensa dell'upper body, petto, dorso. Poi nella seconda parte mi concentrerò sull'allenare
le spalle, che è una parte del corpo che io adoro, non so se si vede. Oh, guarda che bella luce, là, là, là. Vabbè. Allora, iniziamo con working set. Farò dei superset, quindi due esercizi che possono essere, che possono allenare due muscoli opposti, come il primo superset che andremo a fare, o gli stessi muscoli. Quindi si va un po' a sfinimento su quella fascia muscolare. Iniziamo con il primo superset, che sono dei push-up e dei pulley. Quindi push-up, piegamenti sulle braccia. Come fare i push-up? Faccio un breve ripasso per chi non ha visto i video della quarantena, ma push-up, si parte da terra, mani accanto al seno, leggermente aperte, le braccia sono a 45 gradi rispetto al corpo, da qui mi sistemo il tappetino, ok, da qui sguardo in avanti, prendo il respiro e salgo come un paletto, ok? Non sale prima la schiena, poi segue tutto il resto, poi scende tutto il resto. Se tengo le braccia troppo aperte, non, è più difficile, non ce la si fa, e quindi si rischia innanzitutto di fare questo, ma soprattutto di chiudere le scapole fra di loro e farsi male alla schiena. Mi raccomando, ragazze, un push-up, e questo lo fate se partite dall'alto, non è questo. Cioè, questa cosa qui fa solo che male ed è difficile da fare. Quindi, un push-up, così, prendo respiro, salgo e scendo. Se non ce la faccio più, tengo giù le ginocchia e i piedi. Quindi da qui, ok? Quindi, iniziamo facendo 10 push-up. Da qui, vai. 9 10. Ok, ai ai, mi ero dimenticata che sono belli tosti questi allenamenti. Ok, esercizio in superset, quindi no pausa. Il rematore, io utilizzo una banda elastica, ragazze mi dispiace ma per questi workout dobbiamo procurarcela. Me la metto sotto i piedi, mi metto in posizione seduta con la schiena bella dritta, prendo l'elastico, più duro è meglio è, e tiro. Cerco di unire i gomiti dietro, cerco di unire le scapole tra di loro, questa è la sensazione, e non piego la schiena. 3. 5 6 7 8 9 10. Ok, primo superset fatto, adesso un minuto di pausa e lo ripetiamo. Ripetiamo ogni super serie 3 volte, quindi ce ne mancano 2. Avevo timore che un pochino mi
non so, è difficile iniziare, però poi effettivamente se lo fai bene, con un'idea, una programmazione, con intento, seguendo un bel allenamento e non facendo le cose a caso, lavori e quindi lavorando la motivazione ti viene, perché secondo me è un po' quello, cioè se uno non ha un bel allenamento da seguire, non dico che il mio sia bello, perché magari non piace, però avere una tabella di ciò che devi fare quando c'è un allenamento di questo tipo a casa, senza nulla, per cui non abbiamo nulla, secondo me aiuta un sacco. Comunque, chiacchiera a parte, si ricomincia, quindi via. Qui sto iniziando a compromettere la forma, quindi 10. Scusate, vado a vedere le patate perché sento odore di bruciato. Oh vai, si ricomincia. Ultima super set, quindi ultimi 10. Carino vedere quanti ne riuscirò a fare ora dell'ultima settimana, ultima si spera, del 24 novembre, perché ammetto che sì, in palestra mi alleno, però faccio altri esercizi e come per tutto, se smetti di fare un esercizio, un movimento, un pochino lo perdi. Quindi adesso vedo che riesco a farne più o meno 5 ripetizioni senza morire. Quindi sarà bellino vedere quanti riuscirò a fare a fine del mese. Quindi, uno, due. Super serie finita.
nel mio ciao nel mio fantastico libricino rosa, che è quello, guardate, con tutti i workout della quarantena. Vi giuro, io dovrei raccoglierli tutti e fare un ebook. Vi piacerebbe come idea? Allora, passiamo a trazioni e spinte. Trazioni stese a terra, anche queste le abbiamo già fatte. Ci sono due varianti, quindi si parte da stese a terra, posso togliere anche i piedi, braccia tese davanti a me, da qui porto indietro e in arco leggermente, in modo da pensare di unire le scapole e cercare di unire i gomiti fra loro. Diciamo che è un po' quella l'idea, quindi senza mai appoggiarle, petto rialzato, avanti, porto dietro, allargo i gomiti e cerco di unirli fra di loro. Uno, non ci sto. Uno può anche prendere un elastico in mano. 4. Cinque. Portarlo dietro la testa. 9, 10, ok, e poi spinte frontali. Diciamo che se avete un pesetto, come avevo io il mio piccolo orsetto, il pesetto mi manca, potete usare quello. Siete fortunati perché io un peso qui non ce l'ho, quindi vediamo. Mi metto l'elastico sotto le chiappe. Da qui. Ok, sì, funziona ugualmente. Uno. Due. Tre. Casa è che è la cucina accanto, cioè mentre che ti alleni puoi cucinare, così che mentre finisci, cioè appena finito, puoi andare a mangiare. Top. Adesso voglio provare con l'elastico questo qua. Tutti questi elastici lunghi sono di MyProtein, ma sono di anni fa, vi avevo anche già fatti vedere, mi sa, in un allenamento, infatti hanno anche il vecchio logo, e gli unici che sono nuovi di quest'anno, comunque che adesso trovate sul sito, è questo qua sottile grigio, che fa tanto, non fa tanta resistenza, ad esempio per fare le spinte eccetera, però magari mettendolo doppio, non so. Passato il minuto si riparte con 10
9 super serie di trazioni e spinte, portiamocela a casa così abbiamo fatto per tutta la settimana. Dai, dai, su, 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 dai, che ce la fai, dai, dai. Oh, che male. Ok. Già sentire i dolorini, quindi super, se non vi sentite super grosse adesso, mai, non scherzo. Quindi continuiamo con il super set finale di curl per i bicipiti e i tricep dips per i tricipiti, quindi ci si concentra su questa parte del braccio, giusto per darci un colpaccio finale. Allora, tricipiti,
li facciamo, ok, qui, a terra, metto le braccia dietro, porto i piedi avanti. Io preferisco tenerli piegati perché sento che riesco ad andare leggermente più in profondità. Quindi da qua, uno. Uno può decidere di farli così, di farli da una sedia, quindi appoggiando i gomiti sulla sedia e andando giù, portando i piedi sopra elevati. In realtà, dai, facciamolo, Silvia. È una cosa molto divertente. Così posso sfruttare il bellissimo puff del Marocco. Allora, piedi sopraelevati. 10 tricipiti. 1, 2, 3, 4. Mi raccomando, i gomiti vanno dietro, non vanno a lato. 7, 8, 9, 10. Facciamo 15. Dai, 1. 2, 3, 4, 5, vai, e ora bicipiti, quindi vediamo con una banda elastica corta, la mettiamo sotto la gamba, da qua, piego, troppo dura, una sega. Ok, adesso questa sarà troppo molla. Comunque allora l'idea è questa. 1, 2, la troverò. Questa è giusta, la verde è sempre la migliore. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 10, cambio braccio, avanti, 1, 2, mi raccomando il polso, non spezzatelo, non è così, mi raccomando bello dritto, so che stai facendo, 4, 5, 6, 7, 8, 9, diciamo che facendolo così non si allena completamente il bicipite, perché il bicipite si allena da completa estensione a 90 gradi. Qui partiamo da una mezza completa estensione a 90 gradi, quindi si fa soltanto la parte finale del movimento. Quindi se avete dei pesetti o dei manubri, vi consiglio di farlo utilizzando quelli, partendo da completa distensione, portando il braccio a 90 gradi. Quindi, vabbè, vanno le ciance, ricominciamo con 15, perché ormai li abbiamo fatti già 15, tricep dips, let's go, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 15 fatti, uno, due, tre, quattro, vai, vai, facciamo 15, 13, 14, 15, cambio braccio, 2, giro di qua, 1, 2,
esercizio in super serie. Comunque, nonostante tutto, sono anche felice che questa casa, tipo stanno i mobili, perché c'è un casino lì che non vedete, si presti anche per riuscire a fare i video, perché se fossi stata nell'altra casa non sarei neanche riuscita a fare quello, ragazzi. Meno male siamo qui, meno male. Vai, ultimo, 10, 15, scusate. E poi andiamo avanti, quindi 15 triceps. 1, mi raccomando, sempre posizionatevi. 15. Ok, dai, dai, che sono gli ultimi 20 rep. Ma se mi alzassi così, l'ho trovata alla fine, ma vabbè, sempre meglio di nulla. Da qui, 1, 2, 3. Mi raccomando, non spezzate il polso, eh. 8, 9, 10, top, abbiamo trovato come allenare i bicipiti in modo completo, perché vedete che qui parto da steso e arrivo a metà, 1, 2, 3, 4, 8, 9, oh vai, ultima super serie fatta, adesso ci prendiamo un secondino di pausa. Ok, allora adesso passiamo alla parte finale dell'allenamento, si tratta di un circuito dedicato alle spalle, andremo proprio a ucciderle, sapete che io amo ad allenare le spalle, quindi shoulder taps, forward work, commandos. Se mi seguite dai tempi della quarantena saprete che questo trittico per me è essenziale, adoro e fa malissimo. E vediamo di aggiungerci anche qualcosa con gli sliders e con l'elastico. Se non avete i miei sliders, provate ad utilizzare delle pattine, dei asciugamani, ma procuratevi i miei sliders perché sono carini, coccolosi, sono rosa e neri. Allora, iniziamo. Quindi un circuito dove si farà tutto di fila, nessuna pausa se non alla fine. Quindi iniziamo andando a terra. Quindi. E partiamo con 20 shoulder taps. Quindi, da una posizione di plank, mi tocco le spalle. Cerco di non muovere il bacino. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Da qui, forward walk, ne faccio 20. 1, 2, 3, 4, 5. Cambio mano con cui vado avanti. 1, 2, 3, 4, 5.
fatti 10. 1, 2, 3, 4, 5, gli ultimi 5, cambio mano, 1, 2, 3, 4, 5, mi odio tanto. E adesso commandos, 10, quindi 5 e 5. Parto da qua. Commandos praticamente da una posizione di plank sulle gomiti salgo a una posizione di plank sulle mani, quindi 1, 2, 3. Potete decidere di alternare braccio con cui salire oppure farne come faccio io, 5 da una parte e 5 dall'altra. Finiamo con l'ultimo per le spalle, fascetta elastica, faccio delle mini pulsazioni, 10, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 1, 2, 3, 4, 5. Ok, questo è un mini circuito. Non inserisco gli sliders perché è già assassino di suo. Vediamo di tenerceli per le gambe per la settimana prossima, perché bisogna anche variare. Facciamo un minuto di pausa e lo ripetiamo altre due volte. E poi ragazzi è finita. È finita anche perché è quasi 40 minuti di allenamento, ora che finiamo saranno 45 minuti di allenamento, che per me è la durata di un allenamento ideale. È stato anche bello intenso, perché ci sono stati tempi di recupero molto brevi, quindi bello tosto. Si ricomincia. 20, 10, oh. Mi sa che ne ho fatti troppi di shoulder taps prima, però 20 shoulder taps. Psicologicamente non pronta. Ok, vai. Ok. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Forward walk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Cambio braccio. 10. No raga, sono morta. Morta. Oh, come li faccio 5 comando? Vai. Sono 5 e 5. 5, 5. Ok. Allora. I can do this. 1. Ok, salgo con l'altra, 1, vai, 2, vai che sono finiti, 3, 4.
Mi sa che riduco il numero di... No! Dicevo, mi sa che riduco le ripetizioni perché... Però no, via, è l'ultimo. L'ultimo e poi basta. Sembra anche che stia per smettere di piovere, quindi è un segno. Può essere. Stitch, Oana vuol dire famiglia. Ok, sto tappeto sta migrando. Ci siamo? 20 shoulder taps, 20 forward work, 10 commandos, 15 open close. Poi basta, poi me ne vado, poi potete chiudere. Andiamo, vai, 20. 20 non sono tanti, sì, però 20 è tipo 20 diviso 2, 10, diviso 2, 5. Boh, allora, tanto 10. 1, 2, 3, 4, 5, vai, 6. 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh vai, sembrava più difficile. Secondo me ho fatto male i conti. Comunque, 10 forward walk. 1, 2, 3, 4, 5, io cambio mano, 1, 2, 3, 4, 5, pausa, ai 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 ai, ma chi me l'ha fatto fare? Ah, che male, aspetta, ah, ok, vai, gli ultimi 10. 1, 2, 3, 4, 5 e di nuovo 1, vai gli ultimi 3, 2, 3, 4, l'ultimo 5. Ok, mi hai lasciato la luce accesa, ah vabbè fa lo stesso. Ora 10 commandos. Sì. Sono 5 e 5. Quindi 1 2 3 4 5. Oddio. Vai l'ultimo. 5 con l'altro braccio e finita. No, quasi. 1. Poveri quelli sotto. Non ce la faccio più. 3. Sto tremando. 4. 5. Oh. Oh. Come sono femminile quando mi alleno. Ai, 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 ai. Sto soffrendo. Gli ultimi 15. L'ultimo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 5, 4, 3, 2, 1, woo! È finita. Ai, ai, ai. Io ho ben 48 minuti di allenamento. Quindi, bello tosto, bello intenso. Aspetta, vengo lì, è vicino. Allenamento finito.
Giorno 1, week 1, quindi probabilmente anche il più difficile, per questo ho iniziato con upper body perché è un allenamento che io amo fare, mi piace tantissimo allenarle, avessi dovuto allenare le gambe, non sarei stata poi così motivata, però insomma, come vi dicevo all'inizio, mi motivate voi. Quindi, io spero che questo video workout vi sia piaciuto, fatemi sapere come l'avete trovato, cosa vorreste che migliorassi, come posso migliorare, insomma, datemi feedback, io cercherò di rispondere ai vostri feedback e ai vostri commenti. Quindi io vi saluto, vi ringrazio e non dimenticate di lasciare un mi piace, iscrivervi al canale e lasciare un commento per non perdervi tutti gli update da qui in avanti. Ci vediamo al prossimo video, sicuramente video workout numero 2 o vlog. Chi lo sa, solo iscrivervi al canale.